Ciao, sono Riccardo De Prà, chef del Dolada. Abbiamo portato 8 concorrenti a vivere tra le vette e sulla loro pelle hanno capito che la vita in montagna può essere molto dura e faticosa, ma può anche dare grandi soddisfazioni. Alcuni li abbiamo persi per strada, alcuni ce l'hanno fatta ad arrivare alla finale di Vado a vivere in montagna. Finalmente oggi è il giorno della finale. A me sembra ieri che siamo arrivati in casera, eravamo in 8 e non mi sembra vero di essere fra i 3 che sono arrivati in finale. Oggi è l'ultimo giorno, sono felice di tornare a casa domani, ma mi dispiace anche molto lasciare la montagna perché mi ha insegnato un sacco di cose, cose che non avevo mai visto, mai toccato prima d'ora. E spero che mi possano servire anche in futuro. Oggi è l'ultimo giorno, la stanchezza è tanta e comincia a farsi sentire davvero, ma io sono carica perché sono arrivata fino qua e voglio vincere. Arrivati a sto punto, l'obiettivo è vincere. Allora Vincenzo, ce l'hai messa tutta e sei arrivato in finale, finalmente. Finalmente sì. Bravo. Grazie. Adesso però devi proprio conquistarti la montagna, pian pianino, con calma, perché dovrai scalare fino alla vetta e se partirai con la foga che hai tu di solito, fra 300 metri verrò a riprenderti con una barella, ok? Ok. C'è anche una prova di intelligenza e di cultura qua adesso, perché chi va nella montagna deve imparare i termini montanari e quindi dovrai tradurmi in italiano 3 parole del luogo. Il dialetto dell'alpago non lo conosco benissimo, però il dialetto veneto lo mastico abbastanza perché ho diversi amici veneti, quindi... Vorresti dirmi che cos'è un marouk? Un marouk? Dai, ci hai avuto a che fare anche l'altro giorno. Ricordo benissimo di averla già sentita nelle giornate precedenti, però non ricordo in quale momento preciso. Non è facile, però io l'altro giorno te l'ho nominato. Dai ragazzi, bisogna fare un bel marouk. Ma è montagna di fieno, cos'è? Bravo, okay. Una montagna di fieno. Vediamo... Ecco qua, schoss. E lo che è uno schoss? Quello che è uno schoss. Non devi fare lo schoss oggi, eh? Non fare lo schoss. Il duro che vuole fare di più. No, anzi, ha una parte molla e una parte dura. Ma a volte la parte molla si ritira. Ciao. Questa doveva aiutarti. Vabbè, lo schoss è la lumaca. Ok. E non fare lo schoss perché devi andare su. Abbastanza veloce, senza esagerare. Shock. Shock, una cosa del genere. Schoss. Ultima domanda, e questa te la ricorderai perché oggi è proprio il protagonista della prova. Che cos'è un troi? Un troi. Un troi. Sì. Un sentiero. Molto bravo. Hai sbagliato una sola domanda, quindi hai 4 minuti di penalità sul tempo totale. Okay. Sei pronto? Prontissimo. Guarda che a metà strada ho lasciato un barattolo perché ho dimenticato di raccogliere un'erba che mi serve per la ricetta di stasera. Raccogli un po' di melissa, per favore? Ok, va bene. Ok, perfetto. Pronto. Speriamo che gli altri sbaglino tutte e tre le risposte, così io sono un po' più avvantaggiato. Germana, sei una donna determinata, senza nessuna paura, ma questa volta proprio devi arrivare fino in cima, dominare la montagna. So che tu di trekking un po' di esperienza ce l'hai, però in montagna non bastano le gambe, ci vuole anche la testa. E per questo voglio capire se in questi giorni hai memorizzato delle parole nel linguaggio locale, il pagot. Pagot, ma cos'è sto pagot? Proprio zero, non so neanche cosa sia. Il pagot.
la lingua dell'alpago. E qui infatti un antico libro e ti dirò tre parole che tu dovrai indovinare nel minor tempo possibile. Monega. E lo che è una monega? Monega? Sì. Ce n'era anche una che aveva un'attinenza un po'. 3, 2, 1. Un recinto. No, una monega è una suora. Suor germana, la monega. Vabbè, non disperare. Adesso vediamo se tu sai cosa significa ciacolarla. Ciacolarla? Ciacolar. Parlare. Ciacolar. Ciacolare. Chiacchierare. Sì. Brava, chiacchierare. E lo che è una mognola? Che cos'è una mognola? Per la terza di nuovo buio totale. Qui ce n'è di mognola. Anche tu sei un po' mognola qualche volta, eh? Scema? No. Lo chef mi dice che potrebbe essere una parola che mi riguarda. Qua è pieno di mognole. Se guardi anche in giro, per terra, non lo so. Un fiore? Non è proprio un fiore, no. Una mognola è qua. Hai vinto una mognola, sì. Due risposte sbagliate, quindi 8 minuti di penalità, ok? Panico, 8 minuti di penalità, sono tantissimi in montagna. Per favore, trovami un po' di melissa che mi serve per la ricetta di stasera. Pronta? 3, 2, 1, verso l'infinito e... Oltre. Devo mettercela tutta e devo tirare fuori la capretta che c'è in me. Abituata a camminare, ho sempre camminato, già da ragazza abitavo in collina e sul cucuzzola di una collina e andavo praticamente tutti i giorni su e giù a piedi nel bosco. Devo riuscire in tutti i modi a recuperare questi 8 minuti, che però sono tanti. Andrea, i tuoi amici avevano detto che non ce l'avresti fatta, invece sei arrivato fino qua. Infatti sono super contento. Sei stato super determinato, hai usato il cervello più di tutti. Però ora c'è una bella salita da fare. L'affrontiamo. Che vedendo il sentiero vedo che è abbastanza ripido e soprattutto stretto in alcuni punti. Sei pronto? Prontissimo. Dimmi cos'è un pezzo. E lo che è un pezzo? Qua ci ne sono di pezzi. Quando sento lo chef che parla nel suo dialetto mi sembra un po' di ascoltare quei canti dello yodel, come una melodia. Che cos'è un pezzo? Dai che ce n'è tantissimi qua. Alberi. Sì, ma che alberi? 3, 2... Abete. Pini, abete. Carega. Che cos'è una carega? Facile questa. La carrega, questa dovrebbe essere semplice, mi ricorda un po' la cadrega, quindi mi butto. Una sedia. Bravo, una sedia. E allora, adesso, questa è proprio quello che dovrei fare oggi, dovrei essere un jever. Dovrei andare su come un jever. Un giaguaro. No, una cosa dell'alpago, hai visto? Una lepre. Bravo, una lepre, bravissimo. 3 risposte esatte. Ho risposto a tutte e 3 le domande dello chef e questo mi rende molto più sicuro. 0 penalità, vai costante, controlla, ma veloce come un jever. 3, 2, 1, vai. Vai come un jever. Durante il percorso ripensavo a tutte le prove della settimana. La respirazione è stata davvero molto importante in questo percorso. Ragionare, il ragionamento, quindi non pensare a raggiungere l'obiettivo di corsa, ma andare piano e centrare l'obiettivo. Ecco qui il barattolo per la melissa. Vi ho lasciato dentro una foglia così la riconoscete. Fate attenzione perché se vi sbagliate in cima avrete una brutta sorpresa. Lo chef. Trovo la lettera dello chef con la fogliolina
della melissa quasi secca. Proprio moscia sta foglia. Vicino ai barattoli trovo delle piantine che sembrano essere melissa. Sotto la foglia è bianca rispetto alla foglia che mi ha messo lo chef nella lettera, che era tutta verde. Però siccome la foglia che c'era nella lettera era un po' secca e mi ha messo, diciamo, un po' in difficoltà. Questa sì, questa non credo sia. E ho detto vabbè, sarà questa? Arrivo a metà strada e trovo questo barattolo con dentro la lettera e devo trovare la melissa. Ok. La melissa è stata davvero facile da trovare, ce n'era davvero tanta e ho riempito tutto il barattolo. Speriamo che allo chef vada bene. Partito troppo velocemente e mi rendo conto che sono abbastanza affaticato e quindi decido di mettere in pratica i consigli dello chef e andare piano. Penso che con la mia forza di volontà e un po' l'esperienza devo riuscire in tutti i modi a recuperare questi 8 minuti, che però sono tanti. Ad un certo punto del sentiero la vista mi si è nebbiata per i goccioloni di sudore, dato che la prova era davvero molto faticosa, e quindi mi sono fermato qualche secondo, ho preso fiato, mi sono riconcentrato e sono partito. Esco dal bosco e di fronte a me trovo un panorama bellissimo. Il paesaggio è fantastico, c'è un bel sole, si respira aria buona e stai in pace col mondo, in solitudine, e fai conti solo con te stessa e con la montagna. Finalmente vedo l'arrivo e devo mettercela tutta per lo sprint finale. Forza Vincenzo, forza, che ci siamo quasi! Finalmente! Dai, dai, dai! Secondi preziosi! Hai le mozzarelle nelle scarpe? Forza, bravo! Vai, vai, vai avanti, vai qua su! Superato l'ultimo tornante, vedo lo chef in cima al monte. Dai Germana, dai, forza, ci sei quasi, dai! E capisco che sono gli ultimi metri, quindi ingrano la marcia e corro come una pazza. Brava, bravissima, brava. Andrea, dai, gli ultimi metri, dai. Finalmente vedo lo chef. Non pensavo di farcela, poi però piano piano, ragionando step by step, sono arrivato in cima. Non vedevo l'ora di vederla, chef. Forza, forza, che gli ultimi metri. Devo dire che non ero incredulo, ero contento di me stesso e soddisfatto. Bravo. Grazie, chef. Forza. Bravissimo. Adesso ho capito che non c'è nulla da temere stando in montagna qualche giorno. Oggi è una giornata importante perché è la finale di Vado a vivere in montagna e quindi ho deciso di svegliarmi presto per preparare una ricetta speciale per il vincitore. Una ricetta d'altri tempi con
fagiano, anatra, tartufi, formaggio, insomma una cosa veramente ricca. Una vera ricetta da finale. L'esperienza è fantastica, cioè, mi ha insegnato tante cose, soprattutto quella di andare piano per arrivare lontano, perché secondo me non serve solo in montagna questa regola, serve anche nella vita in generale. Andrea, fai un passo avanti. Lo chef ama stupire, mi chiama per primo, forse vuol dire che ho vinto o forse no, io comunque continuo a sperarci. Sei stato bravo, ti sei messo in gioco, hai vinto tutte le tue paure, quella delle api, quella delle vertigini. Tutte e due le mani che vai meglio, che non ti scivola. Sei stato astuto. Andrea, usa la testa, non le gambe. Sei stato bravo. Non hai vinto la gara, ma sicuramente hai vinto con te stesso. Grazie. Bravo, bravissimo. Purtroppo non sono io il vincitore, è un po' Merode a un passo insomma dalla vittoria. Germana. Non sono affatto sicura di aver recuperato i miei minuti di penalità. Tu sei proprio una donna della montagna, secondo me. Sei stata sempre a tuo agio. Brava Germana! Hai coordinato bene le squadre. Ragazzi, venite! Da sola ti sei dimostrata molto capace. Respira col naso, butta fuori con la bocca. Complimenti, complimenti. Non riesco proprio a capire se ho vinto o perso, ma in questo momento sono proprio sfiduciata. E Vincenzo, è tu che... sei un pesce fuor d'acqua fra queste montagne. Voi potete tenere un po' questo, facciamo un po' ciascuno? Che dite? Proprio hai dimostrato una grande forza, una grande tenacia. 100% pecora. Bravo. Secondo me ha vinto Germano. Perché... penso di aver fatto una cavolata durante il percorso, proprio con le foglie di melissa. Purtroppo hai sbagliato un'erba nella prova di oggi e ti sei giocato la vittoria di Vado a vivere in montagna, che va a Germana! Brava! Brava Germana! Bravissima! Lo sapevo, la Melissa mi ha fregato. Brava, bravissima! Per me significa tantissimo questa vittoria, una vittoria mia personale, di soddisfazione personale. Una vittoria che devo alla mia famiglia. Perché mi ha dato tanto, mi continua a dare tanto e io la dedico a tutta la mia famiglia. E, è stato bellissimo, veramente. Significa tantissimo per me questo, veramente tanto. Bene, bravi, bravi. Vieni Germana che c'è una sorpresa per te. Mi dispiace, però davvero... cioè io sono contentissimo di essere arrivato qua e... aver... cioè essere arrivato in finale per me è una gioia immensa. Sono arrivato terzo, però non torno affatto a casa sconfitto, anzi vincitore. Come premio tante nuove amicizie e soprattutto tante nuove esperienze passate insieme allo chef. E soprattutto ho superato le mie fobie.
Come sempre la montagna è dura, ti mette alla prova, ma alla fine ti premia. Sarai ricoperta per un anno di formaggio. Oh, wow! Buonissimo poi! Bene, bene. Germana, ti ricordi quelle prove coraggiose che avete fatto? Altro che! Bene, avete raccolto 3.650 euro da regalare all'associazione Gocce di Sole. Ma qualcun altro... Venite ragazze, venite! Qualcun altro ha aggiunto un po' di soldini e Bergader ha arrotondato la cifra a 10.000 euro. Evviva! Prego! Grazie. Complimenti! Complimenti a voi! Complimenti a voi! Allora, vogliamo dire cosa fa questa associazione? Beh, per prima cosa voglio naturalmente ringraziare la Bergader per questa importante e generosa donazione. La nostra associazione si occupa di sostegno a famiglie con minori in situazioni di disagio o in situazioni di gravi disabilità. Grazie naturalmente alla vincitrice, grazie all'azienda Bergader che sostiene questo progetto. Bene, e allora forza e avanti così che siete forti. Grazie a voi, grazie a tutti voi e complimenti alla vincitrice. Grazie mille, complimenti, grazie. Davvero. Questa sera lo chef mi ha preparato una cena speciale. Sto aspettando un piatto super da gustare insieme a lui davanti a una vista unica e meravigliosa. Ecco Germana, ti ho fatto anch'io un premio speciale. Grazie. Un'anatra rinascimentale farcita di formaggio, tartufi, piccione, quaglia, fagiano, c'è veramente di tutto qua dentro. Mamma mia, ho faticato e me la sono proprio meritata. Ecco qua. Grazie. Possiamo fare un brindisi? Certo che possiamo farlo un brindisi. Non aspettavo altro. Brava Germana. Grazie, grazie mille. È tanti anni che lavoro nei migliori ristoranti al mondo, ma per me questo è il vero ristorante. Questo. Sono d'accordissimo. Buon appetito. Buon appetito. Cos'è che ti ha messo più alla prova di questa esperienza? Sicuramente le prove fisiche e anche lo stress mentale in alcuni casi, però sono contenta perché per me è stata molto educativa. Bene, cosa ti diranno a casa? Sono felici, non vedo l'ora di andare a casa perché ho tutta una schiera di... Salute allora. Cheers. Cheers. Giovanni? Sparisce, certamente. Sono Riccardo Deprà e ho cucinato per un sacco di persone importanti in giro per il mondo. Ma queste sono le mie radici, queste sono le mie montagne. E questo è il Monte Dolada, da cui prende nome anche il mio ristorante. E laggiù c'è la Casera, dove ospiterò gli 8 concorrenti di Vado a Vivere in Montagna. Siete pronti? Sì. Carissimi. Si vede. Sono Valentina Pietrocola, ho 28 anni, sono di Foggia, ma da circa un anno vivo a Parma e mi occupo di social, infatti sono una social media manager. Tu sei quella simpatica. Qui se vi chiedete dov'è le tamme, è ovunque, c'è proprio uno strato che si è anche seccato. Ho cercato di essere molto zen. Pensavo di aver già superato una bella prova, invece no. Eccoci qua! Ho visto che Valentina, anche questa volta e in questa occasione, aveva problemi con gli animali, per cui le abbiamo dato una mano noi, comunque sia, a superare questa prova, benché lei effettivamente non abbia preso una gallina in mano. Forse non è ancora il momento per queste cose. Sì, infatti. Mi ha spaventato del gallo il fatto che era molto in movimento, quindi non sapevo come prenderlo, pensavo di fargli del male e quindi di essere beccata. Oddio, sono due galli. Non mi sarei mai aspettata di arrivare alla fine di questa giornata. È un po' too much per me. Grazie. Brava, Vale. Io
io mi ritengo soddisfatta di questa esperienza, di aver conosciuto delle bellissime persone, dei compagni di squadra e soprattutto di aver tenuto botta. Ma chi è la mente tra di voi? L'unione fa la forza. Esatto. Bene. Mi giocherò l'eliminazione con altre tre persone con cui ho legato abbastanza in questi giorni. In questa prova sarà importante fare gioco di squadra, altrimenti non porteremo a casa il risultato. Andrea prenderà le misure in quanto architetto. Io srotolerò la rete. Questo è il primo. Srotola. Alessandro pianterà i bastoncini nella terra. Aspetta che vi do una mano a tenerla. Quindi aspetta. Quanto sarà questo? Sarà 3 metri. No, vieni più, allargati. Sandra e Germana comunque aiuteranno Andrea e Alessandro. Ci sono Francesca e Vincenzo a rischio eliminazione. Io sono molto triste perché ho stretto una bella amicizia, un bel legame con entrambi. Tenete il tronco. Bravi! Bravi, bravi Germana, bravo Vincenzo. Grandi. Bravi. Dai Andre. Bocca al lupo. Oh, finalmente dopo tanta fatica l'adeguata ricompensa. Io ho una fame di pazzi. Vabbè, oggi per quei disgraziati preparerò una minestra contadina con la base di riso, ortaggi della fattoria e infine un bel tocco di formaggio cremoso. Sono Francesca Pace, ho 40 anni, vengo da Napoli e nella vita faccio la digital content creator. Salve. Boh, io speriamo che me la cavo. Ha detto basta, grazie, perché ci serve la falce anche domani. Ciò che mi auguro con tutto il cuore è che la terza prova sia sedentaria. Attorno a una sedia, magari a giocare a briscola, chi fa più punti vince. E Francesca com'è andata? Lei è andata bene, l'erba che è rimasta male. Peccato. Ciao Francesca. Buongiorno Enzo. Allora mi aiuti per favore a togliere il miele qui? Molto volentieri. Voglio assolutamente superare la paura che ho delle api, sia per la questione della beneficenza e poi perché bisogna superare i propri limiti. Francesca, ce la fai? Non parla più. La mia prima spilletta, il mio primo like. Grazie, chef. Ma la tuta secondo te è davvero? Bisogna stare là a metterla? Ma te l'ho detto tante volte, è pericoloso. Bisogna metterla. No. Te lo dico da quando eri bambino. Vabbè. Comunque adesso... Più vittime le api degli squali. Ho capito. Vabbè, comunque non dirglielo a questi qua, che vengono dalla città e hanno paura di tutto e sii un po' buono con loro. È vero che avevo la tuta e quindi ero protetta, però comunque vedere tante api insieme fa un certo effetto. Non ho molta paura delle api, però se me la vedo sul naso, diciamo vicino al naso, mi spavento un po'. Un'altra cosa da fare molta attenzione quando apri il coperchio e lo appoggi, che sotto non ci sia qualche apa, perché se la schiacci molla un urlo di allarme. Sono in mezzo alle api e ho davvero il terrore perché me le sento ronzare intorno. Mi raccomando ragazze, oggi vi porto degli ospiti dalla città che non sono tanto abituati a queste cose. Penso che le pecore siano degli animali buoni tendenzialmente, però siccome siamo assolutamente incompetenti, non so se ci daranno retta o meno. Dai che per ogni pecora che portate fuori donerete 300 euro. Non deve essere semplice prendere, non diciamo al volo, una pecora, ma dobbiamo andarci vicino perché sono animali molto veloci. Credo di potercela fare e poi comunque ha senso questa prova perché il ricavato andrà in beneficenza, quindi siamo più volenterosi anche per questo motivo. Cosa c'è ragazzi? Qualche ape vi mette paura? Dai, sì. Non è niente. State bene?
Preferivate stare a bere gli spritz in città con le patatine? No? Oggi c'è da fare, eh? Adesso abbiamo una bella prova di beneficenza. Come avrete capito, riguarda la legna. Ogni ceppo spaccato, 100 euro a un'associazione benefica. Dai Jack, fagli vedere come si fa. Mi sento abbastanza sicura. Ah, in piedi così, madonna. Guardate bene, eh? Ah, beh. Facile, bravo. Sì, sì. Grazie, Jack. Una roba. Sei sempre carino. Ragazzi, cominciate voi. Sono molto curiosa di scoprire cosa ci preparerà lo chef questa sera, perché ho abbastanza fame dopo la giornata così intensa. Beh, oggi hanno raccolto il miele, hanno assaggiato l'aceto e siccome sono tutti food blogger, tutti esperti, li stupirò con un gelato speciale fatto con miele, latte, aceto balsamico e anche un formaggio arborinato. Ecco qua, un po' di formaggio arborinato. Anche se non se lo meritano, voglio premiarli con qualcosa di raffinato. Ecco qua ragazzi, io ho preparato un gelatino col miele che avete raccolto oggi, qualche noce, gocce di aceto balsamico e un tocco goloso che dovreste indovinare che cos'è. Mi chiamo Alessandro Zaccaro, vengo da Foligno, Umbria e faccio il grafico pubblicitario, fotografo e blogger. Gli stivali ti serviranno per le vipere. Aia. Alessandro mi piace perché è silenzioso come me, noi non siamo di molte parole, però facciamo i fatti, quindi mi piace. Alessandro, sei troppo veloce, se vai avanti così fra 5 minuti svieni. Ma mi sento sicuro, è un po' come Thor con il suo martello, io con la mia falce. Ciao Alessandro. Ciao Enzo, buongiorno. Ti faccio vedere, tu non fai altro che ripetere quello che faccio io. Perfetto. Ho notato molto che alle pecore piace quando faccio rrrr. Allora Alessandro, secondo te cosa facciamo adesso? Pensando a quello che abbiamo fatto questa mattina, direi un assaggio di formaggi. Ottima deduzione. Non sono un grande amante dei formaggi, per cui questa prova la vedo veramente dura. Assaggio il primo formaggio e penso che possa essere tranquillamente un formaggio di pecora. Man mano che vado avanti mi accorgo che tutti effettivamente potrebbero essere di pecora. Mi dispiace Alessandro. Grazie chef. Vieni. Mi spiace tantissimo, davvero tanto tanto tanto. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Di nuovo, ciao. Chef. C'è la macchina che ti aspetta là. Grazie. Germana, vieni avanti. Hai perso la targhetta. È troppo sforzo. Senza targhetta non si fa niente. No, infatti, mi ha portato male. La squadra che si è avvicinata di più è... la squadra di Francesco. Una squadra ha fatto un bel lavoro. Un'altra squadra ha fatto un lavoro totalmente inutile che dovrò rifare da solo. Sono stata sul filo fino all'ultimo momento. Allora, la squadra vincente è... la squadra gialla! Tutti sono stati molto bravi perché tutti hanno tolto anche le radici. Ma una squadra è stata più brava ed è la squadra... gialla. Ragazzi, le pecore saranno molto deluse da voi. Solo uno ha indovinato qual era il formaggio giusto. Siete pronti, ragazzi? Penso di aver fatto una cavolata durante il percorso. Finale, vai! Sono molto molto contento, non solo per le tre spillette, ma anche per il fatto che sono in finale.
Ho chiesto ai due vincitori della prima gara di oggi di darmi una mano in cucina per una ricetta che sarà impossibile fare in città. Andiamo a vedere cosa hanno combinato. Oh, hai finito di scavarti la fossa? Quasi. Alessandro, abbiamo un po' di brace pronta? Sì, chef, è tre ore che sto qui. Quindi ce n'è abbastanza? Assolutamente. Bene, facciamo una ricetta contadina oggi. Sandra, dammi una mano. Allora, la ricetta di oggi sono ortaggi per lo più tuberi, anche le patate che ha raccolto quei quattro disperati là, che poi erano due, semplicemente condite poco, perché c'era poco ai contadini una volta, sale, un po' di olio, hop, ecco qua. Alessandro, comincia a mettere un po' di brace dentro la buca. Ho steso della creta per utilizzarla tipo involucro. Cacciotta, sì, speciale. Salvia selvatica, nepetella, tarassaco, rosa canina. Ok, adesso l'ho protetta per lo più. Allora prendi di là, Sandra, piano piano, con delicatezza. Ok, andiamo nella buca. Ecco qua, adagiata per bene. Alessandro, vieni con un bel po' di brace. Bene Alessandro, passami la pala. Ricopriamo la buca. Là. Bene. Sicuramente stasera si mangiano patate. Eccoci. Pastinaca, patate viola, carote, cipollotto, rape, patate di oggi, poche. E poi ci ho messo un ingrediente segreto. Sono Andrea Pietropola, ho 26 anni e vengo da Foggia in Puglia. Sono uno studente di architettura e da qualche anno ho aperto un blog di cucina rivolto agli studenti fuori sede. Tu? Sempre diverso. Bravissimo. Andrea, tu hai proprio l'aria del capitano, quindi a te la bandiera gialla. Essere in squadra con Andrea può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, perché è una persona molto intelligente e che collabora molto, però ovviamente può essere uno svantaggio a livello di agilità e se c'è qualcosa di molto fisico da fare. Sei in ferie? No, sto lavorando. Non mi sembra. 36 diviso 4 sono 9 paletti più o meno. Come ragazzi! Sì, sera. Ok. Quindi Andrea ha dato un po' di direttive perché ci sembrava la persona più indicata, perché avendo comunque un occhio un po' più tecnico. Andrea ha capito la tattica giusta, hai visto prima come metteva la rete sopra per farla più tesa, la appoggiava sul paletto, è una tattica che usiamo anche noi. Bravo Andrea. Ha avuto una grande vista Andrea, bravo. Architetto, ti serve un computer? No. Sarebbe utile. Secondo me è proprio un gioco da ragazzi. Andrea, usa la testa, non le gambe. Ho in mente una bella strategia per portarla fuori dal recinto. Ho pensato di prendere un ciuffetto d'erba e indurrò la pecora a seguirmi fuori dal recinto. Speriamo di farcela. Cosa applaudi? Cosa parlavi di filosofia con le pecore? Ci ho provato in tutti i modi, anche con un ramoscello. Sì, l'unica pianta che le pecore non mangiano. Ma non è più semplice metterlo così? Prova, no? Sempre a pensare, ingegneria, eccetera. Bravo! Wow. Ottimo Bravo lavoro! Andrea. Ma perché prendi quelli più lontani? Costa no, uguale a quelli più vicini? Quelli più piatti, chef. Quelli triangolari per la parte centrale. Certo. Io scriverei anche un trattato, già che ci siamo. Andrea,
I tuoi amici avevano detto che non ce l'avresti fatta, invece sei arrivato fino qua. Infatti sono super contento. Sei stato super determinato, hai usato il cervello più di tutti. Sono in squadra con Andrea e credo che potremmo farcela perché lui ha un bel carattere e lavora molto bene in squadra, quindi credo che potremmo passare. Non ci avrei mai scommesso su di lui, però a questo punto voglio che venga lui in finale con noi. Durante il percorso ripensavo a tutte le prove della settimana. La respirazione è stata davvero molto importante in questo percorso. Anche ragionare, il ragionamento, quindi non pensare a raggiungere l'obiettivo di corsa, ma andare piano e centrare l'obiettivo. Andrea, dai! Ultimi metri, dai! Finalmente vedo lo chef. Non pensavo di farcela, poi però piano piano, ragionando step by step, sono arrivato in cima. Non vedevo l'ora di vederla, chef! Forza, forza, che gli ultimi metri! Devo dire che non ero incredulo, ero contento di me stesso e soddisfatto. Woo! Bravo! Grazie, chef. Non avrei mai scommesso sul fatto che Andrea arrivasse in finale. Però visto che è stato così bravo, se non dovessi vincere io, spero vinca lui. Sei stato bravo. Ti sei messo in gioco. Hai vinto tutte le tue paure. Quella delle api, quella delle vertigini. Tutte e due le mani che vai meglio, sì. Che non ti scivola. Sei stato astuto, sei stato bravo. Non hai vinto la gara, ma sicuramente hai vinto con te stesso. Bravo, grazie. Bravissimo. Fa molto caldo e il lavoro è davvero difficilissimo, purtroppo. Per me è davvero faticoso perché devo calarmi, raccogliere tutte le foglie, eccetera, quindi sta andando molto bene, speriamo di farcela, anche perché il tempo stringe. Vi do 5 minuti per raccogliere più letame possibile. Oh, va bene, ok. Ok? Mannaggia, cosa mi tocca fare per restare qui alla casera? Bravi! Se non altro per lo sforzo e l'impegno che ci avete messo. Per il resto... Grazie. Oggi è l'ultimo giorno, la stanchezza è tante, comincia a farsi sentire davvero, ma io sono carica perché sono arrivata fino qua e voglio vincere. L'ideale è mettere tutte e tre le reti, eh? Tutte e tre? Tutte e tre ci vogliono le reti. Tutte e tre? Eh sì. Preferisco... le prove fisiche in cui poi il mio cervello pensa solo a lavorare, lavorare, lavorare e non al tempo di agitarsi. Ragazzi, 3 minuti, eh? Cosa state là a discutere? Niente. Siamo cominciate a chiudere, se no? Niente, lascia così. Ma tutti in fondo? Sì. Ah, beh, io non le ho viste quelle in fondo. Noi, a mio parere, avevamo una posizione non consona per poter visualizzare bene le botte. Non ho visto, eravate lì dietro, quindi è sempre un gioco, voglio dire. Noi ci siamo alzati tutti in piedi per guardare. Ad un certo punto del sentiero la vista mi si è nebbiata per i goccioloni di sudore, dato che la prova era davvero molto faticosa, e quindi mi sono fermato qualche secondo, ho preso fiato, mi sono riconcentrato e sono partito. Si sta, gira, hai perso sotto tu, verso sotto tu. Ho visto che man mano che il taglio andava giù era storto, per cui ho proposto a Sandra di invertire la siega. Mano destra sul tronco! In realtà si è incastrata e ho anche mosso il tronco, compromettendo un po' sicuramente la prova. Con questo errore ho rischiato poi di compromettere la prova per tutti. Mi sento in colpa, però io ho cercato di fare l'ognorri e siamo andati avanti. Era la falce. Adesso grana usadetta. Posto il cellulare. Ok. E lo smetti a casa. Ecco. Ma non arrabbiarsi, pianino, a falciare. Allora avete capito? Chiarissimo. Io credo proprio di no. Vi siete fatti un po' di ginnastica sotto quel sole. Dai Germana, dai, forza, ci sei quasi, dai! E capisco che sono gli ultimi metri, quindi ingrano la marcia e corro come una pazza. Dopo una giornata faticosa tutta sola, adesso voglio andare a mangiare, so che lo chef ci tratta bene. Oggi i concorrenti hanno affrontato prove veramente fisiche, da veri boscaioli. E per questo gli voglio preparare qualcosa very rich, molto ricco.
seguitemi. Questa è una ricetta che quando ho tempo la mattina me la preparo a casa, che mi dà una carica. 4 belle fette di pane, un po' di burro, prosciutto tagliato sottile o pancetta, si può usare anche. E poi 4 fettine di formaggio delizioso che deve colarci sopra, deve abbracciare questa delizia. E poi lo gratiniamo in forno. Opla! Dal profumino mi sembra pronto. Si è allargata la tavola, Si è rimasti in pochi, che strano, Siete in pochi perché siete i 3 finalisti di Vado a Vivere in Montagna, Infatti, bellissimo. Bellissimo, siamo contentissimi. Molto, molto, molto contenti. Bene, e di questo piatto siete contenti? Che punto, che voto date voi che siete food blogger? 10. 15. Esagerato. Una volta ho fatto a Jack questo piatto qua, quando gliel'ho dato mi ha guardato come dire, ma non mi dai da mangiare? 6 ne ha mangiate di uova. Ma in realtà lui è buono, Sembra cattivo, ma è buono.